dal 30 agosto al 3 settembre e dal 5 al 10 settembre, 37esima edizione della Festa della Cipolla di Cannara, un evento che celebra il prodotto principe, la regina della tavola di Cannara, ma che insieme è un sistema per promuovere il territorio. È un modo per mettere in mostra al paese che magari sonnecchia un pochino durante l'anno, ma che in questo periodo esprime il massimo di se stesso. Io ringrazio sempre, oltre ai sponsor, innanzitutto tutti i volontari che ne permettono la realizzazione, sono tantissimi, intere famiglie, e quindi siamo ormai pronti, mancano pochissimi giorni. La macchina organizzativa, seppur tra le difficoltà quest'anno tutte le nuove norme della sicurezza, è a pieno regime, quindi noi siamo pronti. 6 stand, un punto ristoro, un pub gestito dai giovani, 500 volontari e l'impegno di un'intera comunità nell'organizzazione della festa. Ricco il programma, anticipiamo qualche appuntamento. Esordiamo subito la prima sera con la prima edizione del Canta Cipolla, che è un concorso canoro nato quasi per gioco, per il quale invece stiamo ricevendo richieste di partecipazione anche di cantanti, insomma, non proprio dilettanti allo sbaraglio, quindi anzi qualcuno proprio professionista, e questo già è un piacere. Avremo il grande raduno motociclistico organizzato dall'Onium Pub, avremo una gara ciclistica nella seconda domenica, abbiamo il raduno per un'esposizione cinofila, abbiamo tanti gruppi musicali, una specie di convegno fondativo delle città della cipolla, dove interverranno altri esponenti ed amministratori di città che hanno come peculiarità proprio la produzione della cipolla. Quindi cerchiamo di costruire un percorso che dia sempre più lustro al nostro prodotto. Abbiamo poi una parte dove ci sono manifestazioni culturali più impegnate, mostre di pittura, è una parte, insomma, che ci dà un ulteriore lustro, perché vogliamo essere un po' diversi dalle sagre in generale, ma dare uno spiccato senso e spazio all'arte, alla cultura, a qualcosa di piacevole. Quindi ecco, abbiamo messo insieme anche quest'anno un programma, a mio parere, di assoluto valore e di assoluto rispetto, per il quale vale la pena di fare una passeggiata a Cannara e magari starci qualche ora.